Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. L'anno scorso avevo realizzato il video riguardante l'uovo di Pasqua, quindi come temperare il cioccolato e tutta la preparazione. Oggi ve lo riproporrò di nuovo questo video, ma realizzerò un uovo di Pasqua super pistacchioso. Gli ingredienti che ci occorreranno sono per un uovo intero, quindi 500 g di cioccolato bianco, pasta pura di pistacchio, farina di pistacchio, granella di pistacchio e pistacchio crudo intero che ho diviso io già a metà e l'ho leggermente tostato. Inoltre ci serviranno due stampi come questo, quindi sono due metà in policarbonato. Ci servirà del marmo che trovate qui, quindi il marmo per andare a temperare il cioccolato, e ci servirà anche un termometro. Come prima cosa dobbiamo andare a sciogliere il cioccolato. Possiamo scioglierlo sia a bagnomaria e sia nel microonde. Io lo vado a sciogliere nel microonde. La temperatura deve arrivare a 50 gradi. Una volta sciolto, controlliamo la temperatura, 50 gradi. Non la dobbiamo fare superare. Bene, raggiunta la temperatura di 50 gradi, vedete? Adesso dobbiamo mettere 2/3 del cioccolato sopra il marmo. In questo modo. E lo dobbiamo andare a temperare, quindi velocemente lo facciamo raffreddare e facciamo scendere la temperatura a 27 gradi. Non sotto ai 27 gradi, perché sennò il cioccolato torna a cristallizzarsi. Bene, adesso lo riprendiamo e lo riponiamo nuovamente all'interno della ciotolina. Andiamo a mescolare. E a questo punto vado ad aggiungere un cucchiaio di pasta pura di pistacchio. Vado a mescolare e adesso porto la temperatura del cioccolato a 31 gradi. Quindi vado a ricontrollare la temperatura, che mi raccomando deve essere di 31 gradi, non di meno e non di più. Quindi vedete che a 31,5 è ancora sale, quindi dobbiamo mescolare fino a quando il cioccolato non arriva a 31 gradi. La temperatura del cioccolato è arrivata a 31 gradi. Adesso prendiamo il cioccolato e lo versiamo all'interno dello stampo. Facciamo questo movimento rotatorio, in questo modo. Thank you.
Facciamo colare il cioccolato in eccesso. Togliamo il cioccolato dai laterali, in questo modo. Lo adagiamo a testa in giù per 10 minuti. Facciamo la stessa cosa con l'altra metà, quindi vado a versare all'interno il cioccolato. In questo modo metto anche questo a testa in giù e aspetto 10 minuti. Trascorsi 10 minuti e il cioccolato quindi sta un po' asciugandosi, andiamo a riprendere il cioccolato che era rimasto, lo riscaldiamo nuovamente e lo riportiamo nuovamente alla temperatura di 31 gradi e andiamo a dare una seconda colata. Ho riportato nuovamente la temperatura del cioccolato a 31 gradi, vado a dare la seconda mano. Sembra un movimento rotatorio. Facciamo colare il cioccolato in eccesso. Togliamo il cioccolato dai bordi, in questo modo. E adesso lo rimettiamo a testa in giù all'interno del frigorifero per un'oretta. Faccio la stessa cosa anche con l'altra metà stampo. E ripongo anche questo all'interno del frigorifero. Bene, trascorsa un'ora, prima di andare a riprendere le uova dall'interno del frigorifero, prepariamo la copertura delle nostre uova. Quindi all'interno di un vassoio vado ad inserire un po' di granella di pistacchio, metto un po' di farina di pistacchio e il pistacchio intero che ho diviso a metà. Vado a mescolare il tutto. In questo modo. Ho tirato fuori dal frigorifero le uova e automaticamente da soli cadranno. Se il cioccolato viene temperato nella maniera corretta non farete nessuna fatica, cadranno da soli. Bene, arrivati a questo punto prendo metà uovo, guardate che bello lucido, perfetto, guardate, con il cioccolato che mi era rimasto l'ho di nuovo sciolto e con un pennello vado a spennellare tutta la superficie in questo modo.
Adesso prendo il vassoio dove ho inserito i tre tipi di pistacchio. E lo vado a passare sopra in questo modo. Naturalmente, se il cioccolato si dovesse rapprendere subito, mettiamo un altro pochino. Faccio la stessa cosa anche con l'altro. Dopo aver messo il pistacchio sopra due metà di uovo, li dobbiamo unire. Quindi metto un po' di cioccolato fuso qui. Bene, adesso prendo l'altra estremità e li vado ad unire. Ed eccolo qui pronto, il mio uovo di Pasqua super pistacchioso. Guardate quanto è bello. Una meraviglia. Adesso lo lascio asciugare per benino e dopodiché lo vado a confezionare. È meraviglioso. Pistacchio originale di Bronte. Ovviamente all'interno voi potete mettere il pensierino che più vi piace, il regalino. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Anzi, il mio uovo, e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!